nasce la ONLUS Hands of Women How, quindi una rete globale internazionale per combattere la violenza contro le donne. Sì, la ONLUS Hands of Women, giù le mani dalle donne, lancia e promuove un network mondiale HOW. HOW è un acronimo e anche un logo che sottintende la voglia di fare, il come affrontare e come arginare questo fenomeno. Una rete quindi informale di persone e di associazioni a livello internazionale e una piattaforma mondiale, perché parte da un'assunzione di fondo. La violenza è diffusa in tutti i paesi, a tutte le latitudini geografiche, religiose e culturali, nessun paese esente, e allora una missione collettiva di responsabilità, un'assunzione di responsabilità per combattere tutti insieme questo fenomeno. Noi come ONLUS e come network vogliamo mettere in rete persone impegnate che hanno magari influenza nei loro paesi accanto a donne invisibili che sono le vittime della violenza, per trovare insieme aiuti, strumenti, supporto, perché solo così in rete si può sconfiggere questo fenomeno che ha mille volti, dalla violenza domestica a quella economica, a quella psicologica, a quella sessuale e ancora a quella lavorativa. Tante forme, tante volti, un volto solo che è quello inaccettabile. La ONLUS propone anche di firmare una carta d'intenti, di cosa si tratta? Sì, noi già qui oggi faremo simbolicamente, porremo le nostre firme con i rappresentanti che ci sono a livello internazionale a questa nostra carta d'intenti, che poi da domani rimarrà online per una firma telematica ed è aperta a tutti coloro che condividono i principi e gli scopi di questa nostra ONLUS, e si tratta di una piattaforma ideale ma anche di indicazioni concrete di intervento. Chi condivide queste finalità può sostenerla e soprattutto noi vogliamo intrecciare domande, offerte, bisogni e risposte, e quindi cerchiamo anche di mettere insieme quello che si può offrire in termini, come faremo da oggi, con delle borse di studio e dei corsi di formazione, avviamento al lavoro, ai bisogni reali.